Te non ce l'hai, te magari dirlo la carriera, no? Vabbè. Cercherò di rispettare il mandato del tempo. Buongiorno a tutti, sono Barbara D'Alessandro, lavoro al servizio certificazione ambientale dell'ISPRA e in particolare appunto collaboro con il settore EMAS. Il mio intervento parte un po' da quello che sono, diciamo, i dati per fare una breve sintesi sull'andamento delle registrazioni EMAS negli ultimi anni e che portano poi a fare un focus sulla situazione di crisi appunto che stiamo registrando sulla pubblica amministrazione, che poi l'elemento che in realtà poi, diciamo, da cui è scaturita, sono scaturite una serie di riflessioni che al nostro interno hanno portato proprio ad individuare l'esigenza di fare il punto della situazione sulla pubblica amministrazione, organizzare questo evento e provare un po' a capire quale potrebbe essere una strategia di rilancio dello strumento EMAS, che sia in grado, diciamo, una strategia in grado di rispondere un po' a due esigenze: da una parte cercare di rispondere a quelle esigenze di problemi economici, problemi di competenze che non ci sono sul territorio, mancanza di riconoscimenti, ma dall'altra parte anche cercare una nuova strategia, rilanciare un po' il ruolo di EMAS e andare a valorizzare, a far tesoro di tutte le esperienze che sul territorio hanno funzionato e metterle in rete, farle conoscere e cercare di capire se effettivamente partendo da quelle si possono individuare delle nuove strategie proprio sul territorio, sfruttando secondo noi come elemento veramente importante anche la partnership tra pubblico e privato. Io partirei da questa rapida, veramente sono quattro slide, rapidamente questa foto dell'andamento delle registrazioni. Le registrazioni EMAS hanno avuto un andamento, diciamo, crescente fino al 2008, c'è stato poi un momento di assestamento 2009-2010, lì c'è stato un periodo di vacazio del comitato, quindi una parte delle registrazioni sono rimaste sospese nel 2010 e sono state poi attivate nel 2011 ed è poi si è assestato negli ultimi anni su un valore appunto che si aggira intorno a una settantina di registrazioni annue. Quello che però è interessante rilevare è che a fronte di 1745 numero di certificati rilasciati, le registrazioni attive sono 1020 a fine 2015. Le registrazioni attive quindi sono al netto delle cancellazioni e delle sospensioni. L'andamento, vediamo che questo andamento, diciamo, decrescente si è iniziato a registrare nel 2012, nel 2013 e poi il fenomeno si è assestato e infatti questo si può rilevare facilmente proprio dall'analisi dell'andamento delle cancellazioni e sospensioni proprio ripartito per anni. Qui vediamo che il fenomeno fino al 2011 in realtà si è mantenuto quasi fisiologico, potrebbe dirsi, mentre dal 2012 al 2013 si è prima evidenziato, poi si è iniziato a consolidare. Nel 2014 il fenomeno è stato molto evidente e questo in parte dovuto al fatto che nel 2013 abbiamo avuto una nuova vacazio del comitato, che appunto ha un incarico triennale. Una parte delle sospensioni e registrazioni quindi sono state rinviate nel 2014 e quindi speravamo che fosse stato, diciamo, quell'anno un anno un po' di allineamento. Però purtroppo siamo resi conto poi che nel 2015 in realtà il fenomeno ha continuato ad avere una certa rilevanza e quindi necessariamente è stato oggetto di approfondimento, come diceva anche Vincenzo Parrini, siamo in chiusura su questa analisi che si sta conducendo rispetto alle motivazioni, alle cancellazioni, le sospensioni appunto rilevate negli ultimi anni, perché il fenomeno va indagato. Per provare a capire cosa fare è necessario indagarlo il fenomeno, e con l'ultima slide è interessante vedere
che cosa è successo in questi ultimi 4 anni rispetto ai due settori NACE che sono diciamo quelli più interessati dal numero di registrazioni EMAS. È interessante vedere come fino al 2013 la pubblica amministrazione era capofila, era il settore diciamo che ospitava un maggior numero di registrazioni e dal 2013 in poi c'è stato proprio un superamento del settore dei rifiuti che invece non ha mai visto negli ultimi anni una battuta d'arresto. Abbiamo avuto un incremento negli ultimi 4 anni addirittura del 21% nel settore dei rifiuti e una riduzione invece del 27% per la pubblica amministrazione. Brevemente, perché i rifiuti continuano a crescere, le registrazioni continuano a crescere? C'è sicuramente un problema di necessità, secondo noi, da parte delle imprese che operano nei rifiuti, una necessità di accettazione da parte degli stakeholders, della comunità che ospita la propria attività, quindi i rapporti con la comunità locale, con la pubblica amministrazione e EMAS dà su questo un forte elemento, rappresenta un forte elemento di garanzia e di credibilità. I rifiuti sono anche oggetto di una serie di agevolazioni ormai da anni, agevolazioni che quindi noi definiamo strutturali, riduzione, in realtà si parla di riduzione di fideiussioni, e perché quindi sono strutturali e quindi permettono veramente alle imprese di far affidamento sulla durata e sulla presenza nel medio periodo di queste agevolazioni. Diversamente la pubblica amministrazione è partita spinta dai finanziamenti e poi piano piano ha dovuto un po' fare i conti con tutta una serie di altri elementi legati al mantenimento, quindi parliamo più che altro di crisi rispetto all'amministrazione di piccoli comuni, non grandi comuni, e quindi problemi economici, problemi gestionali, problemi di competenze. E in questo, e qui vorrei fare un piccolo chiarimento rispetto al Parrini pensiero, se mi permette Vincenzo, quando parla di finanziamenti. Vediamo un po' come il fumo negli occhi i finanziamenti diretti, cioè quelli che effettivamente portano un'organizzazione a ottenere una registrazione, mentre parliamo e anzi riteniamo di estrema importanza tutte quelle che sono le agevolazioni che possiamo definire strutturali, perché sono agevolazioni che si traducono in riduzione del carico fiscale, si traducono in agevolazioni procedurali, riduzione di quelli che sono i tempi, la tempistica, riduzione dei controlli. Tutto questo è quello che secondo noi serve invece per portare avanti sia nuove registrazioni sia mantenere dentro le imprese, le organizzazioni che sono certificate. E quindi noi stiamo veramente credendo a questa strategia, abbiamo con la rete delle app portato avanti una serie di riflessioni ed è arrivata poi anche alla pubblicazione di una linea guida proprio su questi aspetti. L'aspetto numerico è terminato, appunto mi fermo qui rispetto all'andamento del fenomeno. Quello che vorrei riportare un po' come ISPRA e che poi l'esperienza che abbiamo fatto come ISPRA è stato proprio quello di ripartire un po' dall'EMAS come strumento che ha uno strumento delicato, uno strumento che ha delle caratteristiche particolari, se vogliamo anche facendo un po' un parallelo rispetto al suo competitor principale, l'ISO 14001, ha in più una delle caratteristiche di apertura verso l'esterno. Questo secondo me l'intervento anche della rappresentante del comune di Castiglione della Pescaia l'ha rilevato, cioè l'EMAS ha veramente una inside degli elementi di apertura verso l'esterno, perché ha un'analisi ambientale iniziale che per una pubblica amministrazione vuol dire non solo guardarsi all'interno ma superare i propri confini e andare a guardare che cosa c'è sul territorio, analizzare i propri soggetti economici presenti, analizzare le proprie criticità, analizzare proprio quelle che sono le dinamiche ambientali del proprio territorio, sia in termini di criticità sia in termini di opportunità. L'EMAS ha una dichiarazione ambientale che rappresenta un forte elemento di comunicazione, credibile, trasparente, forte, ed è, se vogliamo,
anche può essere letto come un elemento strategico importante per dare visibilità all'azione politica di un governo locale, e questo per i sindaci potrebbe veramente essere un punto di forza, ad avere una DIA disponibile. E, partendo da questo, si può fare un passo in più, cercare quindi di dare un nuovo impulso ad EMA sfruttando proprio questo strumento per creare quindi dialogo con il territorio, per creare quindi una partnership con il territorio e come è stato proprio definito da molti, proprio creare nuovi canali di comunicazione che portano veramente la possibilità di creare sia delle collaborazioni orizzontali, così come abbiamo visto nei progetti presentati tra comuni, ma in contemporanea creare dei nuovi canali di comunicazione con gli operatori del territorio, e secondo noi questo è veramente un aspetto molto importante, quindi quello delle partnership pubblico-privati. E in questo possiamo riprendere sicuramente l'esperienza che abbiamo condotto con i distretti industriali, gli ex APO, ma è molto importante capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato, perché se vogliamo recuperare uno strumento e prenderlo un po' come paradigma, dobbiamo capire effettivamente come usarlo e con quali correzioni usarlo. Secondo noi l'aspetto del distretto industriale è stata un'esperienza veramente importante, perché ha portato a definire l'importanza di avere questa entità misto pubblico-privato, che è quello poi definito dal soggetto gestore, che in qualche maniera poi rappresentava il distretto, portava avanti gli obiettivi, il programma del distretto ed era veramente l'anima del distretto. In questo soggetto sono poi confluiti organizzazioni, camere di commercio, regioni, province, comuni, enti locali che hanno partecipato. Che cos'è che non ha funzionato? Secondo me è stata veramente molto dura la testimonianza del dottor Traversa, perché lo possiamo rilevare. Che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato forse una pubblica amministrazione che in alcuni casi è stata trainata, ma non ha dato quel contributo fattivo, vero, reale, operativo che ci si aspettava. Quindi quello che effettivamente noi rilanciamo come idea è, partendo da una pubblica amministrazione sicuramente più consapevole, una pubblica amministrazione che oggi, come diceva anche il dottor Laporta, non può non fare conti nelle proprie politiche di sviluppo con l'ambiente, quindi può veramente trovare in EMAS uno strumento che permette di iniziare a fare un discorso diverso. Quello che noi ci aspettiamo e che proponiamo è anche la possibilità, per esempio, di partire con dei casi pilota e all'interno di territori che hanno delle caratteristiche particolari, quindi un comune registrato che decide di creare, di coagulare una serie di iniziative, di andare a definire delle partnership pubblico-privato con il proprio territorio, partendo innanzitutto da un'analisi ambientale iniziale chiara di quali sono le caratteristiche sul proprio territorio, gli operatori economici, creare dei tavoli e creare veramente un network rispetto a questi operatori economici per definire le loro esigenze. Le imprese troppo spesso ci dicono che si sentono sole rispetto alla pubblica amministrazione, e questo ce l'hanno testimoniato anche nel forum che abbiamo avuto a luglio dello scorso anno, nel quale loro hanno detto che veramente alcune volte non si sentono comprese dalla pubblica amministrazione, che è assente, che non ascolta, e quindi veramente ci rendiamo conto che molto spesso avere una pubblica amministrazione, in questo caso partendo da un comune certificato EMAS che ha voglia di fare questa esperienza, si può partire con questo, quindi network territoriali, individuare le esigenze veramente del territorio e delle imprese e le aspettative, ma non solo sotto forma di finanziamenti, veramente sotto forma di presenza, sotto forma di agevolazioni, sotto forma di marketing del proprio territorio, sotto forma veramente di valorizzazione di quello che si sta facendo insieme. Definire degli obiettivi comuni è fondamentale, altrimenti un progetto non può funzionare sul territorio. Definire degli impegni chiari delle parti e poi definire modalità di coordinamento che siano stabili, quindi tavoli, modalità proprio per incontrarsi, perché alla fine anche mettersi solo insieme intorno a un tavolo e parlarsi, escono secondo noi delle grosse idee di valorizzazione del territorio.
Non parlarsi è quello che invece veramente crea blocco, crea non dialogo. E quindi secondo noi l'EMAS in questo veramente potrebbe, e l'ha dimostrato, diciamo, in alcuni casi nelle esperienze che sono state portate a questo tavolo, può veramente rappresentare uno strumento utile. Cosa proponiamo noi come ISPRA? Come diceva Parrini, chiaramente non siamo l'SOS generale sul territorio, però veramente possiamo, ce la mettiamo tutte, ce le metteremo tutte, e qui diamo veramente, ci proponiamo con un duplice ruolo, essendo noi un istituto comunque a valenza nazionale che ha quindi una visione a livello nazionale e può sfruttare questo ruolo, un doppio ruolo di stimolo e di supporto a chi veramente intendesse comuni EMAS, gruppi di comuni EMAS, iniziare a portare avanti anche dei progetti pilota, di partnership, soprattutto con gli operatori locali, perché noi crediamo molto in questo, in queste partnership pubblico-privati. E qui chiaramente rilancio anche un po' l'idea ai colleghi dell'università o comunque a tutti quei soggetti pubblici che possono essere interessati a far partire progetti territoriali di questo genere, ma come secondo elemento ci proponiamo come un soggetto di promozione e valorizzazione delle esperienze in atto, quindi quello che si sta facendo sul territorio, quello di cui oggi abbiamo parlato. Possiamo fare la cassa di risonanza a livello nazionale, quindi possiamo creare delle reti, possiamo creare una rete EMAS. Abbiamo più spesso parlato con i nostri colleghi di creare una famiglia EMAS, proprio per far sentire alle organizzazioni che sono registrate di appartenere a un qualcosa che ha un valore aggiunto, e possiamo favorire sicuramente il contatto tra esperienze, gemellaggi che sono molto importanti, tra esperienze nord, sud, centro, che cosa ha funzionato, mettere insieme le migliori pratiche, quindi che cosa ha funzionato, creare una pagina dedicata, fare degli eventi, essere presente a degli eventi chiaramente lì dove arriviamo, perché anche noi non siamo tantissimi che lavoriamo sull'EMAS, ma abbiamo veramente forse una grande passione tutti quanti, e quindi proporci in questo senso, quindi veramente fare da megafono rispetto a quello che viene proposto e viene portato avanti sul territorio nazionale, e cercare quindi di dare la nostra competenza e la nostra energia in questo senso. Grazie. Grazie Barbara, che ci ha riportato un po' a quello che è la realtà dei numeri, nel senso numeri che sono in discesa su certi fronti, altri invece abbiamo situazioni e numeri in risalita. Premetto, io non è che sia contrario ai finanziamenti, io sono contrario ai finanziamenti ANT, invece i POST mi vanno tutti bene, perché tutti i finanziamenti ANT sono morti il giorno dopo che qualcuno è passato in azienda, ci ha messo un tipo, è morto, finanziamento, organizzazione e registrazione. Quelli per favore mettete, chiedeteli, perché tanto non portano da nessuna parte. Riconoscimenti POST vanno benissimo, dall'IRAP per taglio sul rifiuti e quant'altro, vanno tutti bene, ma perché prima qualcuno ha raggiunto un obiettivo. Finanziamenti prima è l'obiettivo, per favore, basta, perché abbiamo bruciato in Italia miliardi di euro, risultato zero. Detto questo,